Lo sportello psicologico a scuola deve essere aperto tenendo conto innanzitutto che siamo a scuola. Oggi non dovremmo parlare né di bonus psicologo né di sportello forse psicologico, ma di uno psicologo che stia in ogni singola scuola. È un disegno di legge di cui si parlava anni fa e che nessuno sta riprendendo in mano. Molto importante è che lo psicologo non si rivolga solo ai ragazzi. Oggi, se non lavori sostenendo la fragilità adulta e la complessità del ruolo adulto, sia del docente che del padre e della madre, il rischio è quello che si deleghi allo psicologo un compito che in realtà non si realizza. Dico sempre che i ragazzi vogliono essere amati e sostenuti dal papà, dalla mamma e dagli insegnanti, non dagli psicologi né dai servizi di neuropsichiatria. La dispersione scolastica ha cause diverse, molto complesse. Lo psicologo può contribuire ad aiutare gli insegnanti a dare una lettura, ma è chiaro che è in questo senso invece più importante pensare a una scuola che sostenga e raggiunga i ragazzi, anche quelli che non vengono a scuola. Io penso che il futuro della scuola sia quello di uscire in una forma simbolica, anche reale, dall'istituzione. Sempre più spesso avremo ragazzi che si ritirano e non rientreranno nel gruppo classe perché è un gruppo che non riescono a sostenere, altri che pensano che sia più utile stare a casa in internet che a scuola. Noi dobbiamo invece riuscire a trasmettere che la scuola è il luogo migliore dove crescere. Qui gli interventi poi vanno mirati alla singola situazione e alla singola utenza che ogni scuola ha.